Roma è una città straordinaria. Io sfido chiunque a dire il contrario sulla città in questione, però a volte Roma rischia di trasformarsi, diciamo così, in alcuni casi e secondo la mia opinione, nella città del degrado. Io non ce l'ho chiaramente contro Virginia Raggi, donna straordinaria e di grande capacità, ma purtroppo la scena che si è vista da qualche giorno, meglio ieri, 1º febbraio 2018, sulle strade della capitale, è una scena che lascia veramente poco spazio alla mia immaginazione e soprattutto una leggera indignazione. Infatti si vede nel video pubblicato nel web un gabbiano che mangia un topo e poi ancora una cornacchia che invece si va a cibare dei resti di uno storno e tutto ciò viene ripreso da qualcuno che decide di creare i due video e poi spiattellarli sul web. Ci troviamo in questa città, Roma, nella fattispecie concreta, quindi per la precisione in Piazza Fiume e via Bergamo, nel piano centro della capitale, una dimostrazione molto esemplare che ci fa rendere conto del fatto che gabbiani, corvi e cornacchie, diciamo così, che stanno diventando egemoni e padroni, nonché proprietari di una città che di fatto deve poter appartenere al cittadino, o meglio ai cittadini proprio di Roma. Predazioni, diciamo così, che ci sono state, predazioni da parte di animali che si sono verificati. Io ripeto, non sto puntando il dito contro nessuno, io non ce l'ho contro Raggi, Virginia, che trovo essere una donna di grandissima abilità, di grandissima bellezza e di grande competenza. Però queste scene in qualche modo non vorrei che si vedessero ancora una volta, vorrei che diventassero, o meglio restassero, nel dimenticatoio e non si facessero più vive, più presenti. Non perché io, Leandro, narratore italiano, voglio che Roma sia perfetta, perché è impossibile che Roma sia perfetta, cioè Roma è una città talmente grande, talmente difficile da gestire che io penso qualsiasi politico che si butti a gestire questa città troverà infiniti problemi e infinite, nonché insormontabili, ostacoli e grandi, grandissime difficoltà. Detto questo, accertato questo, che rispecchia quella che è la mia opinione personale, lo tengo a specificare, dobbiamo far sì che Roma torni a essere la città che è creatrice e portatrice di bellezza totale, assoluta e condivisibile. Non aggiungo altro, esimi o esimio o esimi utenti di YouTube, il video termina qua. Ripeto, date un'occhiata al video e vi renderete conto che è un video che parla chiaro. Ripeto, non ce l'ho contro nessuno, né contro assessori, né contro giunta comunale, né contro Pigino Raggi, perché ognuno fa il proprio lavoro, però queste scene sono auspicabili che vengano a estinguersi, a morire, perché in qualche maniera posso indurre un turista a non venire più a Roma perché è spinto dalla visione di scene come queste. Uno potrebbe dirmi: no, ma guarda che non è che vedere un piccione che mangia un animaletto porta il turista a non venire più. Sono altri problemi veri. In parte do retta a questa frase, ma in parte lasciami dire di no. Grazie, non voglio essere lungo nella mia disamina, un saluto, iscriviti, commenta e al prossimo video.